Tutela e promozione integrata del tartufo e dei territori ad esso legati si confermano gli obiettivi principali dell'Associazione Nazionale Città del Tartufo, anche con la sua partecipazione alla 49esima edizione di Nero Norcia, mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato di Norcia e dei prodotti tipici, in programma per due fine settimana consecutivi dal 17 al 19 e dal 24 al 26 febbraio. Due gli appuntamenti a cui parteciperà l'Associazione, a partire da un convegno sabato 18 febbraio alle 10.30 nella sala del Consiglio Maggiore del Comune Nursino dal titolo Il Tartufo, prodotto di sviluppo del territorio, esperienza a confronto. Questa manifestazione da un lato inizia il nuovo anno, ma per noi chiude la stagione delle grandi mostre del tartufo, quindi sono mesi ormai che discutiamo anche di problematiche. Tra l'altro abbiamo trovato anche da parte della Commissione Agricoltura della Camera un nuovo impegno per modificare, aggiustare un po' quelle che sono le normative, per andare sempre più incontro verso una garanzia di provenienza del nostro tartufo, di tutela e quindi anche di garanzia, diciamo, per il consumatore e per il turista su quello che sono i prodotti che effettivamente poi trovano nel mercato. Un'occasione per fare il punto sul quadro normativo legato al tartufo pochi giorni dopo l'audizione alla 13ª Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati delle realtà istituzionali e associative interessate, che ha permesso di discutere due proposte di legge in materia di tartuficoltura per la revisione della legge 752 del 1985. All'incontro parteciperà anche Paolo Russo, presidente appunto della 13ª Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. Altro appuntamento che vedrà la presenza delle città del Tartufo a Nero Norcia sarà domenica 26 febbraio alle 11, sempre nella sala del Consiglio Maggiore del Comune, alla presentazione del libro Tartufi, frutti della terra, figli degli dei, scritto da Sergio Rossi, che parteciperà all'incontro. Noi abbiamo seguito, diciamo, questo progetto editoriale che tra l'altro è iniziato proprio a Norcia lo scorso anno e si concluderà proprio con questa presentazione ufficiale di un'opera che rappresenta, credo in maniera molto attuale, quello che è il mondo del tartufo, che è frutto anche di tradizioni, cultura, storia, ma soprattutto rappresenta anche uno spaccato economico fondamentale per tante realtà italiane. But I cannot wallow over these. I know.